C'è un proverbio, oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Prende forma il modulo scelto dall'allenatore, che schiererà i suoi uomini con un classico 4-4-2. Fabio, sappiamo che il 4-4-2 è un modulo che predilige il gioco sulle fasce laterali, ma non va sottovalutata l'importanza delle due punte. Di solito si cerca di schierare due attaccanti complementari, uno più fisico, in grado di garantire la profondità e la presenza all'interno dell'area di rigore, e l'altro più di movimento, che arretra un po' per fare da collegamento col centrocampo. Il pressing e la difesa alta dei compagni faranno il resto. Partiti. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo. Il Cagliari a calcio di punizione. Simovic, di forza, scodella in avanti e passa. Grande occasione, palla che va a finire in calcio d'angolo. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Tenta di allontanare il pallone, bel gesto tecnico. Perde il duello fisico con l'avversario. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Tentativo di allungare il gioco. Libera tempestivamente. Insigne. Oliva. Mario Lui. Conquista la palla. Zielinski cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Ha tentato l'azione personale. Scendono, sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci ritroverà ancora. C'è Lorenzo Insigne. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Oliva. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Le due squadre si temono, Fabio, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Dico Giannis, non è lungo, in verticale. Fabian Ruiz. Petagna. Splendida parata di Cagno. Estremo
difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. João Pedro. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Lungo. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne e c'è il gol del Napoli. Il movimento è stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato. Questo è un clamoroso errore di marcatura, non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Di 1-0 a referto. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Zielinski. La gioca in profondità. Può segnare da lì. Può colpire. Lorenzo Insigne, vero specialista sui calci d'angolo. Attenzione. È ben posizionato e spazza via. Gioca una palla lunga. Nico Giannis. Il Cagliari a calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha avvisato. Ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta, molta attenzione. A sinistra con il passaggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 e siamo nell'intervallo. L'azione è già ripresa. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finale. Maximovic. Il Cagliari a calcio di punizione. Attenzione al tiro! Il pallone esce di un'inezia. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Di Lorenzo si spinge in avanti sulla destra. Bell'intervento del portiere. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Lungo passaggio in avanti. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Petagna prova la soluzione in fascia. Lorenzo Insigne. Splendida parata di Cragno. Spazza il più lontano possibile. E ora deve concludere. Bakayoko di forza. Parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. Colpisce il pallone. Chi nega la gioia del gol? Che parata! Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. La gioca a sinistra. Il Cagliari a calcio di punizione.
Cagliari ha fatto bene in questa occasione. Azione fallosa, nessun dubbio. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Ottimo intervento, e se sbagliava erano davvero guai. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Petagna. L'avversario ha avuto la meglio. Petagna tenta la fondo sulla destra. Si libera la grande. Petagna la mette in mezzo. Ci mette una pezza. Scodella in avanti. Manolas ha fatto buona guardia. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Si fa avanti in territorio nemico. Scatta verso il pallone. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. La gioca sulla destra. Se ne va. Cerca il compagno in area. Intercetta il passaggio, pericolo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Politano raccoglie un passaggio dalle retrovie. Calcio di punizione per il Napoli. Questa è certamente una buona opportunità. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Insigne. E qui il portiere si è addirittura superato. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Prova con la palla lunga. Bello intervento difensivo. Pavoletti, palla fuori di un soffio. Ha fatto bene a provarci da quella posizione, meritava solo maggior fortuna. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Mancano pochi secondi alla fine. Il Napoli aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Decidono di giocarla all'indietro. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Bakayoko. E l'arbitro dice che può bastare. Uno scontro combattuto.